Siamo con Giamaria De Felice, il titolare dei punti Carrefour di Pescara. Siamo in via Misticoni, grande afflusso, possiamo dire quasi un assalto nelle ultime ore qui al Carrefour. Questa notte c'è stato un gran lavoro per voi fino alle 3. Sì, subito dopo il decreto tante persone hanno pensato che effettivamente venissero a mancare i generi di prima necessità o che le attività chiudessero, frutto di cattiva comunicazione. In tutti i casi vi assicuro che il rifornimento e l'apertura dei punti vendita è regolare, che quindi trovate sugli scaffali la merce come sempre. Siete trovati anche un po' impreparati la scorsa notte, ieri sera, nessuno pensava a questo afflusso di gente, ma una volta arrivata l'ufficialità della notizia che anche l'Abruzzo, come tutte le altre regioni del paese, sono entrate a far parte della zona rossa, c'è stata questa corsa agli acquisti. Beh, in realtà erano presenti i ragazzi del portierato che all'inizio, diciamo, hanno fatto entrare un po' di gente e poi hanno dovuto, visto l'afflusso esagerato, respingerli fuori e invitarli a mantenere le distanze. Purtroppo non è stato così semplice finché non sono stati invitati a tornare a casa. Io invito le persone a sfruttare le ore magari notturne, all'una, alle due, alle tre, fino alle cinque, la mattina presto, per fare la spesa. Perché secondo me la scelta più giusta da fare è quella di andare scaglionati senza affollare troppo il punto vendita. Ci siamo allarmati, viste le immagini e le fotografie che circolano nei web e quant'altro rispetto a quello che è successo al Carrefour. Fortunatamente ho il vantaggio di essere anche amico del proprietario dei Carrefour, per cui ci ho ospitato questa mattina per lanciare appunto degli appelli alla cittadinanza di Pescara. Innanzitutto restate a casa, perché si trasmette velocemente il virus e se si resta a casa il virus non riesce a trasmettersi e per cui muore. Quindi bisogna seguire le prescrizioni degli infettologi e dei medici di famiglia e soprattutto ascoltare la televisione, perché indicano appunto la strada giusta dal punto di vista sanitario per sconfiggere questo virus. Noi siamo italiani, nello specifico siamo anche pescaresi, per cui siamo forti e tenaci e non certo un virus ci può abbattere dal punto di vista fisico. Il messaggio che io aggiungo e mi metto insieme al capogruppo Massimiliano Pignoli e al direttore del Carrefour, ricordando a tutta la cittadinanza che i supermercati sono aperti, non c'è bisogno di affollarsi e di correre per fare la spesa.